Per lo storico dell'architettura Giovanni Claus Koenig, fra le ferrovie di montagna italiane, la Spoleto Nord ha sempre rappresentato il massimo sforzo di tecnica dei tracciati, una specie di Gottardo Umbro. Ma questo piccolo capolavoro, inaugurato nel 1926, venne chiuso il 31 luglio del 1968. Mi ricordo appunto l'arrivo, perché non c'erano tanti rumori per la vallata, si sentiva il suono che arrivava il treno, e questo suono era una cosa che destava curiosità da parte mia, anche se ero piccolissimo. Il treno si arrampicava tra le montagne in una corsa romantica tra paesaggi mozzafiato di un'Umbria selvaggia. Ad anticiparlo solo il suono. Gli Umbri, da sempre popolo attaccato alle proprie radici, hanno deciso di tramutare la ex Spoleto Norcia in un lungo sentiero da poter percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo. La Spoleto Norcia rappresenta non solo in Umbria, ma soprattutto direi fuori dall'Umbria, un elemento importante per quanto riguarda il riuso del territorio, il riuso di queste tratte dismesse che possono, se sviluppate in maniera, recuperate in maniera sostenibile, diventare un elemento di attrazione turistica, di importante incentivo anche all'economia locale. 19 gallerie, 24 tra ponti e viadotti, per un percorso totale di 52 chilometri che unisce Spoleto a Norcia e che richiama viaggiatori da ogni dove. Marche, dalla Toscana, Lazio, molto Lazio, poi ogni tanto qualche gruppo un po' più del sud, c'è molta gente che frequenta, che piace la camminata in mezzo alla natura. La voglia di ricordare questo tracciato è così forte che non solo si è pensato di dedicargli un museo che si trova nella ex stazione di Spoleto, ma anche di costruire un immenso plastico, unico nel suo genere. Un plastico che praticamente è da lasciare ai posteri, un ricordo nella memoria di chi non aveva vissuto nella realtà la ferrovia. Per quanto riguarda il tracciato c'è tutto quello che ci dovrebbe essere, tutti i vari viadotti, specialmente nella discesa in Valnerina, e quella è la parte più spettacolare di tutto l'insieme. Usciti da una lunga galleria, ciò che ti si presenta davanti è il verde incontaminato dell'Umbria. La parte più suggestiva è quella che da Borgo Cerreto Triponzo attraversa la Valnerina verso Norcia. Una vera e propria risorsa turistica che permette di scoprire piccoli borghi ai più sconosciuti. Quello a cui ambisce la Spoleto Norcia e può ambire da qui in avanti ad un recupero completo e a una rifunzionalizzazione per la mobilità dolce. Un sentiero così suggestivo da essere premiato come una delle greenways più belle d'Europa. Nessuno può dire di conoscere veramente l'Umbria se non ha percorso questo lungo tratto.